Abbiamo fatto questo gruppo Facebook inizialmente per coordinarci per le valvole Charlotte, per creare le valvole e distribuirle negli ospedali siciliani, però ci siamo accorti che di fatto c'era assolutamente bisogno di incontrarci e di parlare, quindi abbiamo preso questa opportunità per incontrarci settimanalmente e iniziare a condividere le nostre esperienze e i problemi che tutti noi stavamo affrontando nel creare dispositivi di protezione individuale, perché di fatto molti maker siciliani si sono attivati immediatamente per creare visiere e altri supporti per gli ospedali, anche semplicemente per chi doveva lavorare in quel periodo, e molti di noi avevano tanti dubbi, per cui abbiamo iniziato a incontrarci. Tanti dubbi tecnologici su come realizzarlo? Tanti dubbi tecnologici? Dubbi per come reperire materiali, quali materiali utilizzare, quali erano i file migliori, i progetti migliori, quindi certificazioni. Però mi dici che quindi a un certo punto vi siete dovuti vedere, non bastavano le videochiamate? Ci siamo messi in videochiamata, quindi siamo riusciti finalmente con questa scusa della creazione del gruppo e gli incontri che sono iniziati, abbiamo proprio deciso di vederci settimanalmente, condividere informazioni e far sì che i nostri incontri fossero sempre aperti a chiunque in Sicilia avesse dei dubbi su quale progetto utilizzare, materiali, come reperire materiali per creare vari dispositivi, per cui è diventato un incontro fisso, aperto, in cui condividiamo tutto.